Dall'altra parte Putin ha avuto agio in questa situazione a fare una legge contro qualunque forma di dissenso, di dissenso interno che prevede fino a 15 anni di reclusione per manifestazioni contro il regime, contro la guerra, peraltro che non si può neanche dire che è una guerra, un'operazione speciale, speciale militare. Diciamo così, non ci sono misure di questo tipo nei paesi occidentali, però la campagna è, cioè, dire, qui non era qua in statale, era in bicocca poche settimane fa che hanno chiuso il corso su Dostoevskij, adesso leggevo che non hanno chiuso il balletto di Tchaikovsky, cioè dopo aver chiesto le abiure, le confessioni di antiputinismo ai direttori, alla Scala stessa, che alla fine non è stato fatto, non è stata data la scena. Cioè c'è oggettivamente una campagna russofoba, cioè, vergognosa, in campo, per cui appunto non ci sono le leggi. Allora compagni, noi abbiamo già 5 interventi richiesti, per cui dato che i tempi sono stretti chiedo che anche chi volesse intervenire ancora lo segnala subito, così facciamo in modo che possano parlare tutti. Il primo a intervenire, ragazzo, scusami, non so come ti chiami. Sì, no, era un pezzo sulla censura delle opere russe, del balletto. Adesso negli Stati Uniti per dire hanno censurato pure l'aula intitolata a Karl Marx, forse l'avete sentito, che non sì. Era russo, ma come dire, insomma, tanto per tenere fuori il comunismo, insomma, come se dovessero tipo chiudere la chiesa qui vicino perché hanno fatto le crociate. Questo è il livello, solo per dire. Riccardo citava questo bislacco caso di russificazione di Karl Marx. Devo dire, quella censura è inaccurata dal punto di vista nazionale, ma molto accurata dal punto di vista degli obiettivi politici. E quindi penso che in un certo senso sia una manifestazione delle preoccupazioni più profonde della classe dominante, che non possono far altro che darci ulteriore fiducia, ecco, perché sanno da che lato arriveranno i problemi seri.